Ciao Acquario. Allora, penso che tutti ormai sul mio canale siamo qui e ci troviamo pronti a vedere che cosa arriva per l'acquario, perché so che tanti del mio canale sono del segno dell'acquario, tante amicizie che ho sia online sia diciamo dal vivo so che sono del segno dell'acquario e quindi ogni volta che mi preparo qui per registrare il video devo dire che è sempre molto interessante vedere che cosa vogliono raccontarci poi le carte. Allora, parto col prendere una carta riassuntiva del prossimo mese. Perché a volte è bello anche partire da un punto, però a volte è bello sapere anche un po' il succo, il nocciolo della questione. Quindi non l'ho fatto con gli altri segni, ovviamente, ma con voi sì. Quindi voglio vedere quale potrebbe essere una carta che rappresenta il mese di aprile per te, Acquario. Che è un mese che so non essere il mio preferito, però devo dire che anche marzo si è comportato un po' monotono, cioè marzo è stato un po' così, non ci aspettavamo un marzo di questo tipo. Comunque, allora. Taglio il carro. Allora, vediamo. Aprile 2024 per il segno zodiacale dell'Acquario. Allora, sono uscite queste qua con la tentazione del taglio. Vabbè, non la guardiamo. Allora. L'imperatrice, l'imperatore e il mondo. Adesso non lo so anche queste carte che cosa ci diranno, adesso vedremo, però la prima cosa che mi è venuta a pensare è fuoco e fiamme tra queste due persone. Tra l'altro mi fa riflettere il fatto che il mondo sia proprio in mezzo ai due arcani maggiori. E secondo me questo uomo potrebbe essere anche molto rapito da voi. Mentre se siete delle donne, potreste aspettarvi una svolta veramente sorprendente e inaspettata con questo uomo, perché il mondo parla di molte possibilità e buona riuscita e tante opportunità per le carte che gli stanno accanto. E in questo caso abbiamo davvero la coppia dell'imperatore e dell'imperatrice, e non stiamo neanche parlando di re o regina. Quindi parliamo di due persone che hanno una certa sostanza, che hanno un certo significato, secondo me. Comunque, lasciamo da parte i tarocchi e vediamo queste carte qui. Vediamo che cosa ci dice un po'. Già quello che abbiamo visto prima è molto, molto interessante. Allora. Per te voglio fare una cosa diversa, adesso ti spiegherò perché. Allora, Acquario, qua lo vedi poco, va bene, non importa. Allora, aprile 2000. Siamo già aprile. Va bene, non mi perdo in chiacchiere. Allora, vediamo. Ecco,
così almeno faccio io. Allora, ne prendo 10, poi chiudo il mazzo e prendo quella che rimane. Tolgo l'acquario, tanto sapete che l'acquario è perso per avere un po' più spazio. Allora, aspetta che la candela non mi sciolga la plastica, che non faccio danni. Allora, partiamo da questa. Asso d'inverno. Otto d'inverno. Cinque d'autunno. Qua è un po' una situazione contraria di quella che ho visto in un altro video, quindi vi consiglio di vedere anche il video per il vostro ascendente luna e venere, così capite meglio, però vabbè. Poi il 2 di primavera. Ok. Stop. E l'8 d'autunno. Lasciamole così, partiamo da queste. Allora, nella situazione di adesso potreste essere un po' scarichi a livello energetico, però con molta fiducia verso il futuro vi vedo. Come se tipo una parte di voi sapesse che in fondo le cose si svilupperanno per il meglio. Ed è come se voi nei confronti di una situazione aveste lanciato il sassolino e poi avete nascosto la mano, però avete lanciato il sassolino un passetto in avanti verso una questione, voi lo avete fatto. E quindi siete lì che adesso volete vedere come la situazione si evolve, però piano, una cosa per volta. Poi abbiamo la carta dell'otto d'inverno. Forse qui manca un po' di fiducia, un po' di sicurezza. Avete perso un po' quelle che sono le vostre qualità migliori. Vi sento, vi percepisco un po' fragili. Vi state dimenticando, secondo me, quella che è la vostra forza più grande, che sta proprio nel vostro carattere, nel vostro io più profondo. Esatto, può essere che su certe questioni vi siete un po' arresi, o ancora peggio, tra virgolette, vi siete lasciati un po' troppo trasportare dal contesto, dalla situazione, da un insieme di cose. Però a volte è necessario, anche se magari quello che è il nostro obiettivo prende una direzione differente, dovete comunque dovete continuare a rimanere in linea, non perdere la bussola, perché sennò è come se non rimanete concentrati sull'obiettivo e quindi le vostre energie si disperdono. Poi c'è il 5 d'autunno, quindi anche per voi, ma l'avevo già detto, quindi non lo ripeto, io vi dico sempre, guardate il video per il vostro ascendente luna e venere e il video del segno zodiacale della persona che vi piace, ma l'avevo già detto in altri video, secondo me i segni d'aria in questo periodo, quindi gemelli, acquario e bilancia, sono un po' a corto di denaro e attenzione a troppi cambiamenti repentini sul lavoro, ma l'avevo già accennata questa cosa. Ecco, non fate troppe follie dell'ultimo minuto, anche se dirlo all'acquario fa molto ridere. E anche cercate di tenere sotto controllo un po' i vostri investimenti, i vostri soldi, perché secondo me da gennaio in poi avete un po' perso di vista. Poi vedo tanti progressi sul lavoro, tante buone notizie, tante novità e il lavoro che va bene e il lavoro che va
sempre meglio e tu anche che ti impegni ad aumentare il tuo carico di lavoro, come se avessi sbloccato la chiave, avessi capito il meccanismo per guadagnare di più, per fare business. Diciamo che in questo momento della tua vita, sul lavoro e sul tuo da fare quotidiano, hai il tuo asso nella manica. Sul resto adesso vediamo. E poi qui vedo che potresti interessarti a qualche progetto in particolare, formarti, anche guardare magari banalmente qualche tutorial su YouTube, ascoltare qualche podcast, leggere qualche libro, quindi fare qualcosa che riguarda un po' la cultura dicevo, la cultura personale. Ti vedo un po' ripartire dalle origini e risanare, nutrire il tuo spirito, che può sembrare una cosa di poca importanza, ma soprattutto per un segno come te vale moltissimo. Ho viste due. C'è un cambiamento. Comunque non vuoi rivelare agli altri i tuoi piani e sei molto legata o legato alle emozioni, alle sensazioni, all'euforia del momento, a quello che tu vorresti che ti capitasse, a dei piani, dei progetti in testa. L'acquario sa dove vuole andare a parare, però deve far sì che tutto il resto giri intorno a sé, oltre che la propria determinazione, ci vuole anche un po' di contributo da un insieme di altri fattori. Comunque, abbiamo visto un po' la situazione di partenza da dove partiamo, però credo che siamo qui tutti non per vedere questo, ma per vedere un po' in futuro che cosa arriva. Quindi vediamo, partiamo e vediamo. Allora, aprile 2024 per il segno zodiacale dell'acquario. Vediamo. Le giro solo alla fine, voglio fare una cosa un po' più suspense, cose di questo tipo. Ne mancano tre, ci siamo, eh. Vediamo l'ultima e poi le andiamo a scoprire. Chissà se questo aprile vi regalerà e ci regalerà emozioni oppure no. Bah. Ok, l'equilibrio. E io ripeto, ragazzi, andate a vedervi anche l'oroscopo del vostro ascendente Luna e Venere e della persona che vi piace, perché vi dico tanti significati, tanti messaggi, tante cose, cioè, si ripetono, non so come dire, arrivano da una parte all'altra, quindi io ve lo consiglio. Vi aiutano a capire meglio i significati, riuscite ad avere un nesso logico più specifico, però fate voi. Allora, vediamo. Abbiamo l'ego, il 2 d'estate che sarebbe il 2 di coppe,
Il re d'estate. Il principe di primavera e l'esperienza. Allora, attenzione, colpo di scena perché qui potrebbe arrivare più di quello che tu hai chiesto. Colpo di scena perché qui potrebbe arrivare più di quello che hai chiesto. Cioè, tu magari aspettavi un qualcosa, no? Aspetti una risposta, aspetti una persona, poi un cambiamento, adesso non lo so. E attenzione, colpo di scena perché qui, per esempio, se guardiamo la sfera d'amore, attenzione perché qui potresti addirittura avere due corteggiatori, due pretendenti e tu magari desideravi soltanto una persona. Comunque. Allora, innanzitutto bisogna lavorare un po' sull'apprezzare le piccole cose, perché vi riporto una frase che può sembrare banale, scontata, ma non lo è assolutamente, che è questa. Se non apprezzi le piccole cose che possiedi, come potrai poi in futuro apprezzare anche cose più grandi? Quindi, secondo me, sicuramente, innanzitutto, partiamo da questo e cercate di apprezzare anche la semplicità di certe cose, di certe situazioni. Poi, allora, qui l'amore c'è perché dice, cioè il Due di Coppe parla di amore, parla di fidanzamento, di coronamento dell'arrendersi, di non arrendersi, sistemare un problema romantico, però qui, ripeto, io vedo addirittura due pretendenti, cioè magari voi aspettavate le avance di una persona, ma qui addirittura potreste far colpo su due persone e magari il vostro obiettivo era conquistarne soltanto una. Soltanto una. E vi vedo anche unirvi a qualcuno. Potreste anche rimanere sorpresi, le cose potrebbero veramente svilupparsi in una maniera che non voglio neanche scoprire perché voglio lasciare il mese di aprile che dia le risposte e possa essere in qualche modo imprevedibile. Pensate anche al numero 27, numero 15, numero 16 se vi richiamano a qualcosa. Però, e queste persone potrebbero essere del segno dell'ariete, dei pesci e del toro, oppure gemelli, cancro e leone. Quindi queste persone potrebbero essere di questi segni, ma ripeto, sono due persone con due caratteri diversi, ma potreste addirittura, soprattutto se siete delle donne, conquistarle entrambe. Mentre se siete degli uomini, potreste contendervi la stessa donna e potreste avere un rivale. Poi qui le carte parlano di avere proprio fiducia anche nelle idee più folli che all'acquario potrebbero arrivare. C'è un qualcosa che ti cambierà la vita, qualcosa che accadrà che ti sorprenderà, ti farà veramente vedere le stelle e ti arriveranno delle opportunità molto interessanti. Io posso darti un consiglio: chiudi questo video, siediti sul divano, accendi la TV e stai lì a godere lo spettacolo perché guarda, aprile ti regala un sogno. Poi mi farai sapere. Poi vieni a maggio e fammi sapere se avevo ragione. Ci sentiamo a maggio. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e se siete arrivati fino a qui, commentate con sexy. Un bacio e al prossimo video. Ciao!